Sono pronto. Torniamo a noi, perché io ho una sorpresa per te, caro Fabrizio. Perché tu in questi anni ti sei perso un poker di bellezze che neanche ti immagini. Guardali insieme a me. Miss Italia 2006, Claudia Andreatti. Italia, hai vinto tu un poker d'assi così. Stupendo, hai imbattibile. Hai visto che ti sei perso. E complimenti ragazze per i meravigliosi abiti che indossate, che sono di Fausto Sarli. Grazie di cuore. E tra l'altro la vostra presenza mi dà l'occasione anche per salutare Carlo, Migli l'ho salutata prima, Loretta, e mandare un pensiero al mitico Mike. Però vorrei chiedervi come vi ha cambiato la vita la partecipazione a Miss Italia. Buonasera a tutti, grazie Fabrizio, è un piacere rincontrarti, rivederti qui a Miss Italia 2011, una grande emozione, la vita è cambiata sia personale che professionale, ma sai cosa non è cambiata? La grande emozione che si prova a ritornare a Miss Italia, a rivedere tante belle ragazze che sperano e sognano la favola che noi già abbiamo vissuto, quindi in ognuna di loro vedo un pezzettino di Claudia del 2006 e viene la pelle d'oca. In bocca al lupo ragazze! Per te Silvia? La mia è stravolta, perché è una ragazza veramente molto timida, ma talmente molto timida che era impressionante. Invece adesso sono una ragazza molto più socievole, molto più genuina, soprattutto una ragazza che riesce a conversare molto più volentieri anche con le persone, perché ero veramente molto molto timida. Anche adesso un pochino mi è rimasto. Un pochino ti è rimasto di questo aspetto caratteriale. Sì. E per te invece Maria? Ebbene sì, buonasera a tutti, ciao Fabrizio, io Miss Italia per me è stata veramente una bellissima esperienza, un'esperienza forte e indimenticabile che porto con me per tutta la vita, e poi credo che comunque sono entrata in una nuova dimensione, una dimensione che veramente è stata una realtà lontano dalla mia, quindi credo che alla nostra età sia necessario sperimentare, sperimentarsi e osservare per crescere, per poi magari trovarci bene a tutte le occasioni che la vita ci riserva. Di sicuro ritengo continuare a studiare, perché credo che lo studio apra la mente all'esperienza. È però fondamentale. Veramente ritengo doveroso salutare colui che ha ideato questo concorso e che ci fa sognare dopo 72 anni. Non solo da parte mia, ma da tutto il pubblico sicuramente scatenerà un grande applauso, ovvero Enzo Mirigliani. Grazie! Brava Maria, comunque non ce ne eravamo dimenticati, perché Enzo è sempre nel nostro cuore. A te Cristina. Beh, che dire Fabrizio, è cambiato veramente tutto, buonasera, è stata un'emozione fortissima nel 2004 ed è rimasto, sì, è cambiato lo stile di vita, ecco, ho iniziato un bellissimo sogno, però ciò che porto dentro è rimasto lo stesso ed è ciò che auguro a tutte le ragazze in gara questa sera, in bocca al lupo di cuore. Grazie a tutte voi per la bellissima sorpresa, la vostra bellezza ci porterà fortuna. Accomodatevi in giuria, in zona giuria, grazie, grazie.